Qui di dietro ne ho trovata un'altra, lo vedete, sempre il solito concetto di tagliare fuori il quadrato e praticamente poi metterla dentro, ripararla. Qui c'è un'altra uguale precisa. Questa è una strada, più avanti c'è un'altra ancora fatta bene, ve la faccio vedere. E quindi, diciamo, al di là delle strade principali, che comunque sono tenute abbastanza bene, questa è una strada secondaria qui a Lugano, comunque, come potete vedere anche qui, ecco, vedete qua, anche qui uguale preciso, è stata tagliata fuori. Quindi questo qui è il concetto delle riparazioni ed è alla Svizzera, utilizzo di catrame quando ci sono gli intagliamenti. I tombini sono praticamente tutti a livello, praticamente tutti a livello. Qui è stato fatto un grosso inserto, probabilmente hanno fatto dei lavori, però poi è stato tutto sistemato, tagliato. Che questa strada non è il massimo perché ci sono molte riparazioni, però tutto sommato, non essendo neanche, ciao, la strada principale, come potete vedere, le riparazioni sono state fatte bene e non ci sono buche. In Svizzera italiana difficilmente trovi delle buche, in Svizzera tedesca, francese, strade tedesca sono ancora meglio. E tutto sommato diciamo che c'è un abisso per quanto riguarda il discorso delle strade. Sui tombini non ne parliamo, perché veramente, cioè, in Italia quando ne trovi due a filo veramente ti devi fare il segno della croce, mentre qua bene o male la situazione, anche se vi sto facendo vedere una strada che però non è perfettissima, perché anche qui ha un mare di lavorazioni, è stata tagliata di qui, tagliata di là, però come potete vedere non rappresentano, cioè non ci sono delle buche, delle imperfezioni. Questa è una strada secondaria. Poi se andiamo in centro lì, più di lì non c'è una virgola fuori posto. Poi anche qui qualcosina c'è che non va, cioè se vedete qui manca un pezzettino qui di asfalto qua di dietro, qua l'hanno rifatto tutto. Ma tutto sommato diciamo che le strade sono decenti, non sono quelle della Svizzera tedesca, ma comunque qua c'è comunque un abisso da quel punto di vista. Ogni tanto si trova qualche imperfezione, ogni tanto si trova qualche imperfezione anche qua. Per esempio qua ve la faccio vedere, aspettate che passa la macchina, se guardate qui il tombino è a livello, però per esempio qui c'è la strada rovinata, ok? Quindi diciamo che qua così ogni tanto, specie adesso tutto di là hanno asfaltato tutto bene, cioè il 99% è diciamo perfetto, 90, non è sempre così, perché per esempio sono passato da Mendrisio, poco vicino all'Italia, c'è un pezzo di strada che veramente fa pena, veramente pena, non so se l'hanno sistemato, è ancora così, però anche qui forse qui devono tagliare fuori, guarda, ha fatto il segno, guarda. Però diciamo che tutto sommato è un altro pianeta. Cioè, guardate anche all'ingresso delle case, cioè è comunque tutto a livello. Allora, difficilmente, ma veramente difficilmente, trovi delle buche. Puoi trovare delle situazioni che ogni tanto non vanno. In Italia è un po' che non ne parlano più assolutamente, ma sulle strade continuano purtroppo a lasciare la pelle tanta gente, più di 3.000 persone all'anno, e molti lo fanno, e succede perché purtroppo le strade fanno pena. Sì, mi ricordo un articolo di un giornale che diceva che un migliaio di persone lasciavano, e anche a Roma, leggevo che a Roma era una delle capitali, forse la capitale più al mondo, dove purtroppo le persone cadevano per via di buche, rami, strade, ma non è che il resto d'Italia, per l'amor di Dio, le strade sono penose un po' dappertutto. Io ho voluto andare a farvi vedere le riparazioni lì un attimino, diciamo, fuori, perché se venite qua, poi qua
se venite qua, qua puoi giocare a biliardo, qui, qui per esempio qui una volta l'anno, due volte, una due volte l'anno tirano su tutto e praticamente rifanno il tappetino, qui praticamente qui non vedete neanche una riparazione, perché qui è tutto, qui siamo dove c'è il comune, è tutto tirato a, è tutto tirato a pomis, guardate qua di dietro che roba, qui veramente, qui, qui è la perfezione. E allora, questo video che faccio? Perché lo faccio? Lo faccio perché spero, ennesimo video, che qualche amministratore da noi, copi come si devono fare le riparazioni, che poi le riparazioni che vengono fatte. Ah, ecco, qua vedete che fuori dal supermercato hanno tolto, perché adesso al chiuso da un bel po' già hanno tolto il discorso delle mascherine, non c'è più niente. Allora, io non ho mai capito perché da noi non riescono, che poi molte imprese, magari anche lavoratori che sono qui, sono anche italiani che le fanno. Ecco, io non ho mai capito il perché da noi non si riesce veramente a copiare e a portare, anche quando ero stato a Roma, mi ricordo, ma anche in centro a Roma le strade proprio non c'erano per nulla, ragazzi, io mi ricordo Roma, la capitale, che in centro dovrebbe essere, minchia, non dico perfetta, ma ancora più che perfetta, invece niente. Devo dire che saltuariamente qualche comune vedi che fanno qualcosa, anche se poi le asfaltature che fanno durano veramente poco. Allora, sul concetto, vedete qui la strada veramente è liscia come un biliardo qua. Allora, sul discorso riparazioni, buche non ci siamo, perché a parte casi rari si arriva sempre con l'asfalto a freddo. C'è un video che io ho fatto su quel cavalcavia dove c'è quella a Carnati, mi pare che c'è praticamente la cartina geografica lì così, cioè ci saranno la riparazione, cioè quando lo facevi prima tira su tutto asfaltare, ed è ancora così, forse un giorno andrò ancora a farvelo vedere. E sul discorso riparazione non ci siamo. Sul discorso catrame liquido non ci siamo, perché ci sono i macchinari che passi sopra, sentono le fratture, le riempiono evitando che si spacca. Sui tombini non ne parliamo, mi dispiace, non è cattiveria, ma purtroppo per quanto riguarda le strade, ripeto, anche qui ogni tanto ci sono delle cose che non vanno, ripeto, anche qui, anche in Germania ci sono tante situazioni che non vanno, altrimenti non ci sarebbero riparazioni buche. Quando dico riparazioni buche, perché vuol dire che arrivano. E anche se devo dire che il land dove abitavo io stavo nel Pfalz e le strade comunque erano buone, anche se ogni tanto trovavi qualcosa. La Svizzera, per quanto riguarda, diciamo, le strade, è nettamente più avanti di noi, ma neanche da far paragoni, è molto molto più avanti di noi. Per la pulizia non ne parliamo. È un video che faccio sperando che qualcuno copi. Se devo essere onesto e sincero, dipende più dal sindaco, perché ci sono dei sindaci che proprio se ne fottono, alcuni che fanno qualche lavoro fatto bene, anche se i soldi sono sempre pochi, dovrebbero usare i soldi in Italia per fare le strade, per la sicurezza, non per altre robe. E però fondamentalmente non abbiamo questo modo di lavorare, questo modo di tagliare le buche, di riparare, di fare i tombini fatti così. Ecco, per esempio qui c'è una riparazione, guardate, questa è una riparazione come Dio comanda, praticamente ho fatto quasi fatica a vederla. Qui è stata fatta una riparazione, guardate. Guarda qua. E praticamente ci passi sopra e neanche ti accorgi che è stata fatta. E quindi è così. Ecco, questa è una riparazione, per esempio. Poi se vedi qua tutti i tombini sono fatti bene, è tutto ben pulito, è tutto ben tenuto.
Ci sono anche qui, lo ripeto, ci sono anche qui delle situazioni che non vanno, Ci sono anche qui delle strade che fanno pena, ci sono situazioni che non vanno bene. Il problema è che le trovi ogni tanto ti capita di trovarle. Purtroppo da noi non riesci, cioè, se fai 100 metri con una strada ben asfaltata è un miracolo. E quindi spero che con questo ennesimo video di sperare che qualcuno coppia. Per quanto riguarda il discorso dell'Emporio, sì, ogni tanto arrivano dei ragazzi a mangiare, il bar lì, il restaurant Emporio, si trova al centro commerciale. Come dice l'Ambre, fai la marchetta. Faccio la marchetta gratuita perché io pago. Io non sono né sponsorizzato e quando vado pago. Dal lunedì al sabato aperto, mezzogiorno, si mangia bene, c'è un cuoco bravo romano, fa dei primi eccezionali, a prezzi ottimi, a prezzi italiani. E quindi se mi capita di andare qui, perché non ci devo andare, visto che mangio bene, spendo giusto. E per il resto vi mando un abbraccio a tutti, vi faccio un augurio di Lambenedetto, ennesimo servizio sulle strade, su come dovrebbero essere fatte, e l'ennesimo video comparazione con l'Italia. Non è che la devo fare perché ci abitate in Italia, e quindi che devo fare? Cioè, vi devo fare un video raffronto, cioè la gente sa come sono le strade da noi, quindi il raffronto vi faccio vedere com'è qua la situazione, come dovrebbe essere anche da noi, ok? Un abbraccio a tutti ragazzi.